Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Io oggi vi introdurrò soltanto questa conferenza stampa che tratta di un argomento che per me, da cittadino, consigliere milanese, è particolarmente importante, la questione meridionale. È mai stata una ferita per questa città e per questo paese, per tutte le vicende che tutti conosciamo e per quanto è successo anche successivamente rispetto all'assegnazione, anche in riferimento a quella che è la reale situazione del paese, l'Olanda, che poi abbiamo ottenuto la selezione. Il movimento si è sempre mosso in maniera tale da tutelare gli interessi dei cittadini. In questo caso ha trovato nella condotta del sindaco, che ringraziamo per essere oggi qui, una condotta esemplare di terra, da appoggiare sotto ogni profilo. In questi anni noi crediamo, in questa vicenda noi crediamo che si sia creato un credito, un ingente credito per Milano. E riteniamo che tutte le forze politiche oggi debbano fermamente combattere per assicurare che questo credito possa essere riscosso. Quale che sia il modo lo vedremo, mi auguro, insieme, ma l'importante è che ci sia nuovamente un rispetto e una considerazione per questo paese che in questa vicenda noi riteniamo sia mancata. Passo immediatamente la parola a Eleonora Eli, che è uno dei nostri parlamentari che più si è battuta per questa causa. Grazie. Sì, grazie, buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare per insomma, questa conferenza stampa e spiegare i motivi di questa conferenza stampa. In primo luogo noi come Movimento 5 Stelle riteniamo doveroso denunciare quelle che sono state delle violazioni del diritto dell'Unione Europea, in particolar modo i principi di trasparenza, i principi di pubblicità dei processi decisionali e quindi quelli che sono di fatto dei diritti fondamentali dei cittadini che si sono visti di fatto violati. E vogliamo anche ribadire con questa conferenza stampa ed esprimere il nostro pieno sostegno alla petizione presentata dal sindaco Sala al Parlamento Europeo, che verrà appunto discussa mercoledì prossimo in commissione petizioni a Bruxelles, e che ci ha visto tentare di accelerare il più possibile i tempi, noi come Movimento 5 Stelle, nella richiesta appunto di una trattazione urgente, perché riteniamo che questa vicenda debba essere ulteriormente affrontata e debba essere ulteriormente illuminata da un faro per appunto illuminare quelle che sono state tutte le violazioni, le anomalie, le opacità, le irregolarità di tutta la vicenda che ha coinvolto EMA e la città di Milano. Il trasferimento di questa agenzia, che come sapete è conseguenza dell'applicazione dell'articolo 50 e quindi dell'uscita dall'Unione Europea di uno Stato membro del Regno Unito in seguito alla Brexit, è una decisione che dovrebbe e avrebbe dovuto pienamente coinvolgere tutte le istituzioni europee. Purtroppo così non è stato ed è questa la prima anomalia su cui voglio soffermarmi, perché le decisioni sono state prese cosiddetto a margine di una riunione del Consiglio. Con questa tecnicalità, con questa parolina, si è trattato di un vero e proprio escamotaggio per escludere uno degli organi decisionali dell'Unione Europea, che è il Parlamento Europeo, e noi come parlamentari europei siamo quindi a denunciare questa azione. Le regole europee in realtà prevedono che per decisioni importanti di questo tipo si utilizzi la procedura di cosiddetta codecisione, quindi la legislazione ordinaria, e quindi il pieno coinvolgimento di Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo. Questo appunto non è stato, e la cosa è ulteriormente grave nel momento in cui questa decisione va ad impattare sui cittadini dell'Unione, sui cittadini europei, sui cittadini italiani. Non soltanto, cito semplicemente due ragioni, due motivi che sono facilmente comprensibili ed evidenti. Il primo riguarda la continuità dell'operatività di questa agenzia, la cosiddetta business continuity. L'agenzia offre un servizio importantissimo a tutela della salute e dopo il collega Pedicini sicuramente approfondirà questo aspetto. Quindi motivo per cui è una decisione che avrebbe dovuto essere presa coinvolgendo appunto anche il Parlamento Europeo, e l'altra motivazione molto semplice e molto chiara è che una decisione di questo
tutti, poi impatta anche quelli che sono gli interessi finanziari dell'Unione. Quindi di fatto una decisione che va ad incidere anche sulle tasche dei cittadini dell'Unione Europea. Che cosa vogliamo ottenere con la discussione in Parlamento Europeo, alla Commissione Petizioni mercoledì prossimo? Vogliamo ottenere un impegno politico forte per mezzo di una lettera che potrà essere scritta dalla Presidente della Commissione Petizioni sia alla Commissione Europea, al Consiglio, ma soprattutto ai capi negoziatori oggi seduti al Trilogo, che stanno appunto definendo il futuro dell'assegnazione dell'agenzia EMA. E vorremmo che questa lettera contenesse tutta una serie di richieste. La prima, riteniamo che sia doveroso prendere del tempo, perché è necessario sospendere la negoziazione in atto per diverse ragioni che anche dopo i colleghi sicuramente analizzeranno e spiegheranno nel dettaglio. Ne cito uno: e in questo momento il Comune di Milano e il Governo italiano hanno fatto ricorso in Corte di Giustizia e quindi è necessario dal nostro punto di vista attendere un esito e pronunciamento della Corte di Giustizia, anche semplicemente per evitare quell'imbarazzo per cui gli organi politici prendano una decisione che possa essere poi sconfessata dalla Corte di Giustizia europea. Ecco, quindi serve tempo, ma serve soprattutto che i negoziatori al Trilogo tengano in alta considerazione quanto è già stato espresso dal Parlamento europeo, primo tra tutti la necessità che in futuro non accadano più situazioni di questo genere, il ruolo del Parlamento europeo sia fortemente preso in considerazione, sia pienamente coinvolto in queste decisioni, ma soprattutto noi punteremo moltissimo sul fatto che per la decisione di Amsterdam, che è stata soggetta, secondo la posizione del Parlamento europeo, a un sì condizionato, quindi sì Amsterdam, a patto che mantenga fede ai tempi prestabiliti, ai tempi che sono stati definiti per mezzo di un meccanismo di monitoraggio di relazioni trimestrali, e quindi che si possa verificare nel corso del tempo l'andamento della costruzione della nuova sede, e qualora queste relazioni trimestrali dovessero dare un esito negativo, non possono rimanere un puro esercizio stilistico, ma devono essere vincolanti, e devono essere evidentemente vincolanti appunto, e nel caso appunto Amsterdam non fosse pronta in tempo, l'Unione Europea deve garantire un piano B, deve esserci un piano B, un recovery plan, e quindi la possibilità che l'agenzia continui ad operare costantemente e continuamente, non venga il suo operato interrotto. E Milano è ovviamente, dal nostro punto di vista, la città che deve ospitare, deve poter essere rimessa in gioco. Queste sono le nostre ragioni. Prima di passare la parola ai colleghi e al sindaco, ovviamente invitiamo in questa conferenza stampa le altre forze politiche che saranno presenti mercoledì a Bruxelles ad appoggiare queste nostre richieste, ad appoggiare le richieste del sindaco Sala e a cercare appunto di adoperarsi perché queste violazioni non avvengano più e che appunto Milano possa nuovamente giocare un ruolo e l'Italia giocare un ruolo ai tavoli europei. Il Movimento 5 Stelle da sempre si batte perché i principi di trasparenza nei processi decisionali venga garantita, lo stiamo facendo a tutti i livelli, lo facciamo anche dal Parlamento europeo. Grazie. Passo la parola al collega. Grazie Eleonora, grazie per avermi invitato a questa conferenza stampa. Io posso qui portare, come dire, la testimonianza diretta che ho potuto, che posso rappresentare in quanto titolare in una commissione ENVI, Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo, proprio di dossier su EMA, e anche come membro della missione di osservazione che la Commissione Ambiente ha fatto presso le strutture, la soluzione che è stata presentata, come sapete, da Amsterdam in sostituzione della prima offerta, cioè quella che poi è stata valutata nella gara, tra virgolette, dalla Commissione. Voi sapete che in prima battuta le autorità olandesi hanno presentato una soluzione sulla quale avevano posto la clausola di confidenzialità, che era una soluzione consistente in due edifici. I due edifici non potevano essere valutati a quel momento dalla stessa EMA, e quando questo è stato possibile l'EMA ha dichiarato non idonei
questa soluzione. Perché intanto le sale della conferenza erano in un posto diverso da quello degli uffici. Di conseguenza, primo elemento anomalo. Poi quello che noi abbiamo potuto vedere invece è la soluzione che è stata presentata dopo il famoso sorteggio con la monetina. Quindi con un chiaro, con una chiara violazione del principio di immutabilità dell'offerta. Abbiamo potuto vedere il primo edificio, quella che è chiamata e denominata soluzione temporanea, lo Spark Building, che è un edificio che ha una metratura che è circa la metà rispetto al requisito minimo chiesto dalla Commissione, e che però è stata accettata da EMA, in quanto EMA ha detto che per un periodo transitorio avrebbe potuto accettare una garanzia di business continuity soltanto per il core business di EMA. Quindi va bene, comunque è stata accettata questa soluzione in vista di una soluzione definitiva che è il Givaldi Building, che è un edificio non esistente. Abbiamo potuto vedere che di questo edificio non esiste nulla, neanche le fondazioni, quindi tenete presente che la data di consegna di questo edificio, della soluzione permanente, dovrebbe essere il 15 di novembre del 2019, tenuto conto che bisogna fare i test di ammissione di un paio di mesi, quindi ci manca un anno, un edificio che deve essere costruito in un anno. Ora, noi confidiamo nella sincerità delle parole delle autorità olandesi che ci assicurano che questo edificio verrà costruito, non possiamo fare altro che credere a queste parole, però di fatto abbiamo, come dire, un timore che questa business continuity venga compromessa, sia a rischio da questa soluzione. E in effetti il punto è, come diceva prima Eleonora, che l'elemento di valutazione per più importante, quello della business continuity, è veramente determinante. Tenete presente che nel 2019-2016 l'EMA ha ritirato dal mercato circa 700 farmaci, l'autorizzazione di circa 700 farmaci perché ritenuti pericolosi per i cittadini. Nel momento in cui si dovesse interrompere questa attività, le case farmaceutiche che hanno chiesto autorizzazione sono autorizzate a mettere sul mercato questi farmaci, quindi mettendo a rischio la salute dei cittadini. E inoltre, tanto per finire, c'è l'elemento della mancanza del piano B. Questo abbiamo potuto accertarlo. Cioè, nel caso in cui alle date di scadenza non verranno rispettate, non verrà rispettato il cronoprogramma, non esiste un piano B. Gli edifici e gli uffici di Londra devono essere lasciati e non esisterebbe in quel caso nessun'altra soluzione, ancora una volta mettendo a rischio quello business continuity. Noi abbiamo presentato nella proposta della Commissione i nostri emendamenti che erano finalizzati a contrastare queste eventualità, soprattutto con un emendamento che era mirato a legare l'autorizzazione ad Amsterdam a quel cronoprogramma, a quella rendicontazione trimestrale che poi è stata accettata nella versione finale, come sapete però non sono stati accettati questi emendamenti. Comunque, di fatto noi siamo qui oggi a rinnovare la nostra disponibilità a fare un fronte comune, lo dimostra il fatto che siamo qui con il sindaco Sala di Milano, a rinnovare la nostra disponibilità a fare fronte comune in questa vicenda oscura di EMA. Quindi con tutti quanti i parlamentari europei, con tutte le forze che possono essere messe in campo dall'Italia e in Europa. Però, dal nostro punto di vista, per portare avanti un fronte comune va definito un obiettivo comune e una strategia finalizzata a ottenere quell'obiettivo comune, perché questo invece non sta avvenendo. Dobbiamo chiederci ancora oggi se è davvero un obiettivo ancora realizzabile, realistico, quello di ottenere l'EMA a Milano, perché se noi continuiamo a batterci su qualcosa che ormai è diventato irrealistico per gli sviluppi che ci sono stati, continueremo ad alzare un polverone che si rivelerà soltanto controproducente dal nostro punto di vista. Ed è quello che stanno facendo purtroppo i nostri colleghi italiani al Parlamento europeo, e noi temiamo che questo si stia facendo soltanto per nascondere delle responsabilità che pure il governo italiano ha avuto in questa vicenda. Allora, solo per chiudere questa mia nota, voglio ricordare che il 29 aprile 2017 Donald Tusk, cioè il Presidente del Consiglio europeo, chiede compattezza nelle negoziazioni di Brexit e chiede rapidità nella conclusione di queste negoziazioni. E tutti gli Stati, compreso l'Italia, firmano questo documento dove viene estromesso il Parlamento. Quindi oggi noi stiamo chiedendo qualcosa che l'Italia ha contribuito a togliere, a eliminare. Questo deve essere chiaro, così come deve essere chiaro che il 20 giugno 2017, quando vengono decise le modalità con cui sono state fatte le votazioni,
Questi criteri di scelta e le votazioni le ha decise anche il governo italiano. Tra l'altro, io questo è un mio pensiero personale, ma l'Italia è grande per noi. Quando si tratta di partecipare alle attività europee, l'Italia contribuisce più degli altri paesi, in ordine dopo la Germania e poco dopo la Francia, ma dopo viene l'Italia. Quindi quando si tratta di dare all'Europa, l'Italia è tra i primi. Quando si tratta di prendere il voto che è stato adottato lì, che è stato scelto anche dall'Italia, era uguale per tutti, quindi il peso di Malta, il peso della Lituania e degli altri paesi è identico a quello dell'Italia. Questa è una cosa che io non avrei mai accettato da governo italiano. Infine, dico che il 19 novembre l'Italia è stata sempre prima della monetina, c'è da dire questo, l'Italia è stata sempre prima alle votazioni, come mai non è riuscita a conservare questo vantaggio che pure aveva rispetto alle altre diciamo, opzioni. Allora, a quel punto il sorteggio, e chiudo, è diventato davvero un metodo ingiusto rispetto al criterio di scelta e soprattutto non ha dato garanzie di trasparenza e neanche di verificabilità della procedura, quindi noi crediamo che sia giusto aver fatto il ricorso e abbiamo appoggiato il ricorso tanto del Comune di Milano quanto quello del governo italiano in sede di Corte di Giustizia Europea. Ma sia chiaro che il peso di questi ricorsi può essere esercitato solo nel momento in cui si va a cercare adesso un accordo di conciliazione che non può essere più l'EMA Milano, ma una misura di compensazione per il torto che Milano ha subito, che l'Italia ha subito, che può consistere dal nostro punto di vista in una misura di compensazione nel momento in cui si andranno a decidere le nuove agenzie che l'Unione Europea deve collocare, le agenzie decentralizzate da qualche parte in Europa. Parlo nella fattispecie dell'Agenzia del Lavoro oppure della Cybersecurity. Rapidamente, perché i miei colleghi sono all'interno del processo decisionale per Nicola, vi ricordo che è il relatore del nostro gruppo per quanto riguarda il trilogo e Eleonora la coordinatrice della commissione petizioni per il gruppo FDD. Io mi occupo di bilancio, controllo bilancio, sono il coordinatore del gruppo e in sede della commissione controllo bilancio al Parlamento Europeo ho sollevato già il problema perché la proposta di Milano era sicuramente la proposta migliore dal punto di vista finanziario sul tavolo. Offrivamo all'Agenzia del Farmaco e quindi a tutta l'Unione Europea un palazzo gratuitamente per il primo anno con un canone al secondo anno 2020 di 2 milioni, terzo anno 4 milioni e poi a regime 7 milioni. Amsterdam non è stata trasparente innanzitutto nella sua proposta perché nessuno sapeva le informazioni finanziarie nel Parlamento come neanche in Consiglio perché erano stati omessi i dati e alla fine la sede di Amsterdam abbiamo scoperto al netto di quei costi ulteriori per la realizzazione delle sedi provvisorie o quant'altro costerà più di 9 milioni di euro, quindi un danno secondo me dal punto di vista anche economico e finanziario che i cittadini europei subiscono da questa mancanza di trasparenza del metodo decisionale. E quindi su questo continueremo a chiedere e a fare pressione proprio per far vedere che come cittadini italiani molto spesso bacchettati anche dai nord europei su questo invece avremo anche da insegnargli con la nostra capacità di gestione delle risorse finanziarie perché forse noi abbiamo imparato in questi anni di austerity a gestire appunto le risorse finanziarie mentre gli altri continuano a espandere i loro bilanci, basti vedere la proposta che hanno fatto i tedeschi sul bilancio del Parlamento Europeo che propone un aumento sconsiderato e noi italiani siamo quelli invece che stiamo cercando di tirare in barca per far capire i sacrifici che stanno facendo i cittadini e su questo ci continueremo a battere. È fondamentale adesso capire se il nostro ruolo politico, il nostro peso in questa partita potrà aprire le porte a una futura agenzia per Milano perché se EMA veramente dal punto di vista politico non troverà una quadra, non si riuscirà a portare a casa, assolutamente Milano deve avere una compensazione. Il prossimo governo sicuramente dovrà fare forza e fare leva su questo aspetto. Lascio la parola al sindaco che si troverà al Parlamento Europeo per la petizione mercoledì e sosterremo la sua petizione proprio perché riteniamo che sia giusto su questo campo avere una posizione italiana unita. Grazie. Allora, come premessa, innanzitutto sono molto contento di essere qui in questa conferenza stampa, a questo tavolo con i rappresentanti a Bruxelles e a Milano del Movimento 5 Stelle, anche per questo modo di lavorare incarna totalmente quello
quello che io intendo essere la politica, che vorrei fosse ogni giorno il mio modo di essere, cioè un confronto anche duro, acceso, di contrapposizione, quando le logiche politiche spingono a essere così, la capacità su singole situazioni di collaborare. È stato già detto moltissimo, però vorrei solamente sottolinearvi con che spirito io vado a Bruxelles nei prossimi giorni. Il primo punto è che non vado, e tutti noi non ci stiamo muovendo, tanto per, utilizzando le parole dei Felicini, invece sollevare nessun polverone. Noi vogliamo essere molto concreti, molto pratici e vogliamo far sapere con correttezza la storia, quello che è stato e le nostre ragioni. La seconda cosa che mi muove è invece, qui prendo riferimento quando ha detto l'onorevole Evi, cioè o la Commissione nel dire monitoriamo trimestralmente l'avanzamento fa una cosa di forma ma non ci crede, oppure invece ciò non può che avere le conseguenze qualora gli olandesi non siano in grado di mantenere i tempi. Quindi noi la partita non la consideriamo chiusa, ma se no anche la Commissione non avrebbe fatto qualcosa del genere. Non mi interessa in questo momento sapere quante possibilità abbiamo, quante possibilità non abbiamo, non è questo il punto. Mi interessa però fare un'operazione chiarezza. E l'operazione chiarezza, a questo punto, io la voglio fare di fronte al Parlamento, perché è giusto che il Parlamento senta, ed è questo lo spirito con cui ho chiesto di essere audito, senta la mia voce, che non è una voce di recriminazione, tout court, ma è una voce appunto che tende a sottolineare quanto Milano si è impegnato, quanto si è di buona fede, tende a sottolineare alcuni aspetti anomali. Il tema del sorteggio in sé non è un modello edificante per decidere la collocazione di un'agenzia del genere, cioè, è sbagliato, ma i paesi l'hanno accettato. Ora, io a questo punto non è che vado su a ridire, ma perché è stato fatto il sorteggio? Purtroppo, lasciatemi dire, i paesi, compreso il nostro, l'hanno accettato. Però quando vedi che il sorteggio viene fatto senza nessuna trasparenza, viene fatto con distruzione del materiale immediatamente, viene fatto senza fare un verbale, vi do un piccolo dettaglio, ma da quello che mi risulta, durante i lavori della mattinata era rimasta accesa la cosiddetta sala di ascolto, in maniera tale che anche tutte le delegazioni potessero seguire quello che stava succedendo all'interno. Da quello che mi risulta, e lo esplorerò al Parlamento, chiederò contezza di questo, nel momento in cui si fa il sorteggio la sala d'ascolto è spenta. Ora, va bene tutto, però siccome la vita va avanti, e qui arrivo alla conclusione e qui mi allineo totalmente a quanto è stato sottolineato, Milano ha fatto uno sforzo incredibile, aveva garantito il dossier migliore, aveva attivamente collaborato con l'EMA, perché giustamente i rappresentanti di EMA non avevano visto la sede esempio perché non esisteva, non esiste ancora oggi, ma non avevano visto neanche quelle transitorie, a Milano avevano fatto una vista approfondita. Quindi Milano ha fatto la sua parte, ma rimane il punto vero che a prescindere da tutto è giustissima questa battaglia che dobbiamo fare insieme, perché in qualche modo Milano deve essere ricompensato da qualcosa che si caratterizza come un'ingiustizia. E soprattutto va ricompensata, perché veramente noi abbiamo fatto la nostra parte e, lasciatemi dire, abbiamo portato anche il Parlamento, la Commissione EMA, la negoziazione al meglio possibile delle condizioni. C'è un ultimo punto che, a proposito di condizioni, io penso meriti un ulteriore approfondimento. È molto chiaro qual è il livello di costi che Milano nel Pirellone avrebbe chiesto per gli affitti e le spese accessorie. È definito. Da quello che mi risulta ad oggi non è ancora così chiarissimo su Amsterdam, ma certamente hanno provato a giocare al rialzo. E il fatto che loro avevano un'offerta di Milano di fianco a livello europeo ha aiutato anche a confrontarsi con gli olandesi, chiedendo loro di non poter dare fuori il mercato quando abbiamo Milano, che comunque fa una condizione molto favorevole. Quindi capite quanto è stato utile per tutti l'offerta di Milano. Quindi noi
obiettivamente col nostro modo civile, con Gago eccetera eccetera, non dobbiamo andare e in maniera ferma chiedere che ci sia grande attenzione, non diventi un passaggio formale, questo è il tempo che va da adesso a novembre dell'anno prossimo, e che per le prossime agenzie bisognerà tenere certamente in conto il grande sforzo che Milano, con tutti i partiti assieme, con tutte le istituzioni, ha fatto. Grazie. Ci sono domande? Sindaco, allora, qua abbiamo una Lega che con Maroni ha proposto il più dell'ora, quindi aveva fatto la sua parte. Fontana ha detto che bisogna tirare fuori gli attributi, mi scusi, ma era stata questa la cosa. Il Movimento 5 Stelle che sta difendendo la posizione di Milano e apre a nuove agenzie, pare. E il paese, il nostro paese però ha accettato il sorteggio, che ha fatto un errore. Ha mandato un sottosegretario, è stato abbastanza, non lo so. In questa sala non vedo neanche un esponente del Partito Democratico o del centro-sinistra. Potrebbe essere una casualità, ma forse una riflessione politica su questo c'è. Tanto più che ancora, fin quando non si mettono d'accordo Salvini e Di Maio, ma ancora un governo esiste, il ministro degli esteri, che potrebbe anche sostenere qualche causa, magari neanche avendo conseguenze, visto che sono, se ne stanno per andare. Quindi. Forse non esiste un po' un problema politico su questa parte qua, cioè su quelli che non ci sono, diciamo. Beh, oggi credo che non ci siano perché è una conferenza chiamata dal Movimento 5 Stelle. Però per essere, come sempre, franco, e cerco sempre di essere franco, è chiaro che quando sei al governo e ti confronti, quando sei tu al governo e ti confronti con l'Europa, probabilmente usi più attenzione, ovviamente ti senti meno libero. Rimane il fatto che però c'è un punto importante che traggo dalla sua domanda, e cioè il governo deve continuare a impegnarsi, siccome comunque oggi ci sono ancora in questa fase un Presidente del Consiglio e Ministri pur uscenti. Io su questo già nei giorni scorsi mi sono attivato affinché il ricorso abbiamo fatto insieme e quindi loro non mollano, se no anch'io non... Un po' da solo perdo forza, ma poi la figura del signore Milano con un governo che invece si sta sfilando non avrebbe gran senso, quindi il mio impegno comunque è tirato alla giacca certamente il governo alla sinistra per fare questa battaglia insieme. Non ci sono altre domande? Grazie, allora scrivete bene però domani, perché è importante, così mi aiutate a preparare la missione di mercoledì. Grazie.